Puntata. Montagna. Sostegno alla filiera dello sci. 700 anni di Dante. Le iniziative in consiglio. Insediata la Commissione sulle infiltrazioni mafiose. Il Consiglio ha approvato una proposta di risoluzione per il sostegno agli impianti sciistici della Toscana a seguito dell'emergenza Covid-19. Insieme ai comuni, eh, che sono sede di impianto sciistico, a fine marzo abbiamo come Commissione alle Interne iniziato un lavoro assieme all'assessore Marras. Perché dal governo ci sono state delle novità importanti negli ultimi mesi, 700 milioni di euro per il settore degli sport invernali, che sappiamo questione che riguarda varie regioni del nostro paese, ovviamente eh, vari comuni anche nel territorio della Toscana. 700 milioni di euro è una cifra importante, noi ne l'abbiamo chiesto come Regione che questi 700 milioni di euro però fossero stezzati diversamente, superando il criterio delle presenze turistiche, sostituendolo per, con quello che riguarda la differenza di fatturato per quanto riguarda i gestori degli impianti, ma soprattutto riprendendo all'attenzione il tema dei comprensori scistici. Sappiamo che ci sono bar, ristoranti, eh, noleggiatori, ci sono molte attività che da due anni, come gli impianti, sono assolutamente ferme. L'intervento go, del governo è importante, per la Toscana significano ad ora eh, circa 5 milioni di euro complessivamente che vanno sui i 10 comuni. Interessati dalla presenza dei comprensori sciistici, sappiamo che questo è anche una forma di sostegno importante per i territori montani e quindi con il nostro atto, assieme all'assessore, vogliamo dare il senso che, bene, 700 milioni di euro, bisogna cambiare i criteri, il governo li sta cambiando e penso che alla fine di maggio questo provvedimento, con le richieste che abbiamo fatto diventerà legge dello Stato e sarà una buona notizia per la montagna toscana. Sì, insieme al collega Petrucci e al collega Fantozzi abbiamo seguito i lavori della Commissione Area Interne dove si è sviluppato un ragionamento a sostegno del comparto sciistico in modo particolare della montagna Pistoesima e degli altri impianti toscani. Purtroppo il meccanismo che è stato contrattato a livello nazionale non ci convince molto, c'è una somma rilevantissima, 700 milioni a sostegno del comparto complessivo sciistico nazionale, ma i criteri che sono stati scelti, ovvero sia riferimento al fatturato, spostano la gran parte di queste risorse verso il nord, verso le regioni ricche e a statuto speciale. Pertanto, come Fratelli d'Italia, ci siamo astenuti su questo meccanismo, mentre abbiamo chiesto e ottenuto che la Regione toscana si impegni a eliminare i canoni concessori sugli impianti di risalita che gravano sui bilanci delle società per il 2020 e il 2021 e anche in prospettiva, vediamo per il 2022. Infine abbiamo colto l'occasione per ricordare che il sistema eh, diciamo degli impianti di risalita si colloca all'interno di un sistema più vasto, una filiera turistico-ricettiva che ha sofferto tantissimo negli ultimi 16 mesi e che va sostenuta a partire dagli alberghi, dall'igriturismo, dai ristoranti e dagli eh, esercenti pubblici. Quindi è una situazione complessa nella quale naturalmente il sostegno pubblico non può mancare. È passata a maggioranza dopo un lungo confronto in aula la legge regionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Oggi approviamo la PDL 39 che istituisce il Consiglio straordinario dedicato a Dante in questo anno di celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte e oltre a questo stabilisce una serie di attività promosse dall'ufficio di presidenza insieme all'ufficio di presidenza della Quinta Commissione per onorare anche dal Consiglio regionale questa è questa importante celebrazione devo dire Dante ha avuto con Firenze un rapporto tormentato e ha sofferto quindi è andato a morire fuori dalla Toscana allora poterlo ricordare in un momento così significa anche fare i conti con la nostra storia la storia non si cambia ma si studia si approfondisce se ne sottolineano gli elementi di identità e non c'è dubbio che Dante Alighieri per i toscani sia un elemento di forte identità con questa iniziativa vorremmo dal consiglio regionale Dare alcuni, mandare alcuni messaggi e fare anche un piccolo investimento a sostegno delle attività di produzione culturale. Quindi il Consiglio regionale stanzierà 100.000 euro per progetti da far rientrare in questo piccolo calendario di attività promosse dal Consiglio stesso. Questa legge è importante, io l'ho anche firmata e in commissione ho votato favorevolmente. L'ho votata, cioè l'ho firmata perché Dante non rappresenta solo la Toscana, ma direi che rappresenta l'Italia nel mondo. 700 anni sono tanti e è ancora molto attuale. Infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al pubblicatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno e si spera veramente di rivedere le stelle presto. Come lui è entrato nella selva oscura, noi siamo entrati in questo periodo di Covid e speriamo presto di uscirne. Poi per il discorso dei 100.000 euro che hanno stati stanziati è venuto fuori qualche problema perché abbiamo scoperto che già la Giunta ne aveva stanziati 250.000. Quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge, ci è stato detto di no, quindi ci siamo astenuti. Però per me Dante è sempre il sommo poeta. Noi abbiamo scelto di votare contrario all'istituzione della legge su Dante. Siamo certamente favorevoli a ricordare Dante a 700 anni dalla sua morte. Sappiamo anche che l'infrastruttura più importante che questo Paese ha è l'infrastruttura culturale e su questo dobbiamo puntare. Però abbiamo anche consapevolezza di cosa stiamo facendo. Mettere oggi 100.000 euro del Consiglio regionale, dei soldi dei cittadini. Per ricordare Dante, quando la Giunta ne ha già messi 200 e quindi sommandoli si arriva a oltre 300.000 euro, a noi sembrava eccessivo. Le famiglie non arrivano a fine mese, molte delle nostre aziende stanno chiudendo, molte delle attività commerciali non riusciranno a riaprire post pandemia. Crediamo che le risorse debbano essere non soltanto gestite come il buon padre di famiglia, ma anche in maniera molto oculata. Ecco perché abbiamo votato contrario, perché la legge è tardiva, perché c'è già la giunta regionale che ha investito 200 mila euro. Se si vuole fare qualcosa su Dante di estremamente serio lo si doveva fare prima. Guardate, il 25 di marzo è il Dante Day. Ecco, il 25 di marzo è già passato. Dante muore nella notte fra il 13 e il 14 di settembre. È giusto che il Consiglio regionale lo ricordi con una seduta solenne entro il 30 di settembre però ci sembra davvero eccessivo mettere 100.000 euro in sei mesi, perché se andiamo a vedere sono semplicemente sei mesi quelli è l'arco del tempo in cui noi potremmo fare delle iniziative. Ecco, la Giunta fa bene a stanziare 200.000 euro, per ricordare Dante, ma ci sembra che il Consiglio regionale non debba in questo momento metterne altri 100, ma quei 100.000 euro debbano andare a sostenere famiglie e imprese che sono estremamente in difficoltà. Ti è insediata la commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata in Toscana. È stata eletta presidente Elena Meini della Lega, vicepresidenti Lucia De Roberti, Spd e Maurizio Sguanci di Italia Viva. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì. Perché purtroppo lo abbiamo visto in Toscana la mafia c'è, esiste e il compito della Commissione e dei consiglieri regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che. Che ci ha travolto, purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramifichino nella nostra Regione. Che la Regione metta in atto quelle quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per, eh, per evitare che eh, chi, molto più bravo di noi a volte, riesca a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso l'eduzione di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare eh, tutta una serie di attività per evitare che eh, chi vuol fare della regione una terra del, dove tutto si può, si può fare ha sbagliato regione. Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti accorsi perché quello è compito della magistratura, ci sono indagini in corso, quindi non saremo noi ad intralciarla. Cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha portato. La pandemia ha portato questa fragilità nella regione. La votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche... La mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere eh, dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente i cordoni con alcuni ambienti malavitosi ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia. Eh, anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Presidente e ufficio di presidenza hanno incassato il solo voto contrario di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centro-destra. La cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo, anche durante la campagna elettorale, con eh, le, diciamo, le, chi in questo momento è oggetto di inchiesta, è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta eh, diciamo, lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa, in questa Commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e, e a cui do subito un, una prima indicazione, secondo me, di come si dovrebbe impostare. Cercare di fare un'esatta un panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto eh, diciamo non soltanto lo scandalo che è ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a eh, fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazione di eh, organizzazioni malavitose e eh, connotazioni di carattere mafioso. Voto unanime in Commissione Ambiente per l'abrogazione dell'emendamento alla legge del 2006, introdotto il 26 maggio 2020. L'emendamento relativo alla depurazione industriale dei fanghi era finito all'attenzione della DDA di Firenze per reati ambientali emersi nelle inchieste sulle infiltrazioni dell'andrangheta in Toscana. Una proposta di risoluzione in merito al sostegno e al rafforzamento del sistema trasfusionale della Toscana è stata approvata a maggioranza dalla Commissione Sanità. Via libera dalla Commissione Sanità alla legge per la tutela e sicurezza sul lavoro dei rider. L'atto passa ora al voto finale in Consiglio. Avviare l'iter legislativo per arrivare a un testo di legge sull'audiovisivo, che tenga insieme cultura, lavoro, imprese, turismo, digitalizzazione, produzioni e nuove frontiere tecnologiche, affinché la cultura diventi economia. Questa è la proposta che è emersa dalle commissioni congiunte Cultura e Sviluppo Economico, dove si sono tenute le audizioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria nei settori dell'esercizio cinematografico. Con un anno di ritardo a causa della pandemia, il Consiglio regionale ha consegnato un riconoscimento per i primi 100 anni della storia dell'Empoli Football Club. Premiare l'Empoli vuol dire premiare chi ha la capacità di guardare al futuro, è vero, sono 100 anni della sua storia, ma questo premio va specialmente per la capacità che ha avuto in questi anni di far crescere ragazzi e di farli diventare protagonisti, di formare allenatori che hanno solcato eh, i campi più importanti d'Europa.